perdona la mia teatralità, ma per un individuo del tuo genere non potevo certo tagliare corto. Sai, sei sempre stata una leggenda nel mio settore. Una sfida, oserei. E quando ho posato gli occhi su di te, ammetto di averti sottovalutato. Ammetto di non aver dato abbastanza peso alle voci, alle leggende metropolitane che giravano su di te. Ammetto che non aspettavo quello che poi è successo. Quando ho posato gli occhi su di te, mi aspettavo una nottata di Halloween, una partita a tema. Tranquilla, senza intoppi, intrattenimento puro. Non mi aspettavo ciò che alla fine è successo. Quando ho posato gli occhi su di te, mi aspettavo una semplice partita. Dark Castle per il Sega Genesis. È arrivato il tuo turno, figlio di puttana. Dark Castle, videogioco platform sviluppato da Silicon Beach Software per Apple Macintosh e pubblicato nel 1986. Successivamente portato su altre piattaforme come l'MSX, il CDI e il Mega Drive, o il Sega Genesis, come vogliate chiamarlo. Con gli anni e con l'arrivo dell'internet, il gioco è diventato famoso nel mondo del gaming e del retro gaming come uno dei titoli più frustranti e mal realizzati dell'intera storia videoludica. E oggi siamo qui per scoprire la verità. Siamo diventati quasi degli esperti del settore. Insomma, negli ultimi anni abbiamo avuto un bel po' di merda da queste parti. Perciò, quale miglior periodo? È Halloween. Che inizino la tortura, gli orrori, gli spaventi. Che inizi Dark Castle per il Sega Mega Drive. EA Sports in the shit. Wow, che musica fastidiosa! Meno male che è soltanto il tema del menu principale e non è una sola terribile canzone ripetuta per tutto il gioco. Meno male, eh? Sapete già cosa intendo. Cazzo, ormai lo dico tutte le volte che giochiamo a un gioco. Iniziamo e il gioco è già in pausa per qualche motivo. E il protagonista è Shaggy di Scooby-Doo. E non è una battuta, deve essere lui. Un ragazzo alto, magro, capelli lunghi, castani, maglietta verde, pantaloni marroni, che vaga in un castello infestato? Molto subliminare come riferimento, maremma mangiatrice di vampiri vegani. Capito? È una battuta per Halloween, capito? Il tema, vedo, spaventosa. Questo che avete davanti agli occhi è un perverso sistema di selezione livello. C'è il livello Bo, il livello Bo, il livello BK che deve stare per bel coglione visto che stai giocando a questo gioco, e il livello Croce Rossa, letteralmente. A colpo d'occhio si capisce che per la grafica si sono ispirati al primo Prince of Persia. Beh, in realtà è uscito prima Dark Castle su Macintosh, ma mi rifiuto di riconoscergli un merito. Problema 1. Ti danno dei sassi come armi da lanciare, ma hanno una traiettoria che in gergo tecnico si definisce del cazzo. Non prenderete mai un cazzo di niente. Ma se riuscite a colpire un nemico, primo, giocate al Superenalotto. Secondo, non dormite sugli allori perché non puoi uccidere i nemici, li stordisci e basta. Madonna, guardate, il topo si è ripreso e sono rimasto incastrato. E il pipistrello sta arrivando a porre fine alle mie sofferenze. Al crepuscolo, pochi minuti dopo l'inizio della partita, già venivo turbato da quello che non sapevo essere solo la punta di un infernale iceberg. Sapete cos'è difficile fare in questo gioco?
scendere le scale. Non sto scherzando, in questo gioco scendere le scale è fottuta fisica quantistica nucleare. Già, perché non è che ti metti sui gradini e, sai, andando avanti scende da solo. No, ti dà la scelta se rimanere sul tuo piano o se scendere le scale. Bene, perciò ci posizioniamo sulle scale e premiamo giù. Ah no, 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 no. Allora immagino che dovremmo prima metterci sulle scale, aspettare un po' che prenda il comando e poi scendere premendo il... No. Ok, dobbiamo... Dobbiamo camminare verso le scale e senza smettere di muoverci premere giù appena tocchiamo il primo gradino. A questo punto non scende, ma piano piano fa tutte le scale. E se riuscirete a scendere le scale saranno comunque fatiche vane, grazie al signor Zoccola di Fogna ricoperta di merda che ci ucciderà a distanza con la forza del pensiero. Oh wow! Un altro topo su un altro piano dimensionale ti stordisce facendoti cadere dalle scale, facendoti atterrare su un altro topo che vi dà il colpo di grazia. Frustrante. Davvero, frustrante è il termine giusto per questo gioco. Classici problemi da videogiochi. Ditemi se non vi è mai successo. Giocate a un platform a scorrimento orizzontale e una certa il vostro personaggio inciampa. No, no, non è un... Beh, il vostro personaggio si alza e vede un nemico e perde i sensi, sviene. Mamma mia, i grandi cult. No, neanche quello. Se muore senza toccare il nemico, quello è un grande classico. Succede a tutti in tutti i giochi. No, no. E quando invece fate un salto e non raggiungete l'obiettivo, ma invece di schiantarvi al suolo il vostro personaggio decide di morire a mezz'aria? Eh? Dai, quello succede a tutti, quello succede in tutti i giochi! No? Ah già, che stupido! Perché quello succede solo nei giochi programmati con la punta del cazzo sulla tastiera! È come giocare a Super Mario Bros. E mentre saltate da un blocco all'altro, Mario si ferma a mezz'aria e... Ah! Muore! Decide di morire, non ti dà neanche la possibilità di cercare di aggiustare la traiettoria durante la caduta stessa. La musica mi ha cagato il cazzo, dobbiamo disattivarla. Già, piccolo dettaglio, la musica va disattivata mentre passa da un tono all'altro, ovvero in un momento di silenzio, perché se la disattivate in un punto qualsiasi, l'ultima nota riprodotta verrà loopata per sempre. Che posso dirvi, è un errore comune, chiedetelo a tutte le case sviluppatrici, al migliori, alla Game Freak, la Naughty Dog, la Ubisoft, chiunque, chiedetelo a chiunque, succede, è una cosa normale. Non è vero. E mi piace come il menu non abbia neanche il sottomenu delle opzioni. La musica è subito lì, sotto i tuoi occhi, è come sentire la voce dei programmatori. Senti, noi ci abbiamo provato a fare una musica. Fa cagare, quindi, ecco, disattivala, e qui si può disattivare. Non ti biasimiamo. Oh, un clone di Space Invaders, proprio ciò che mi aspetto in un platform horror. È come se oggi creassero un gestionale in cui non ti sposti mai da un punto in un gioco horror. Ah no, è una cosa che piace oggi. Cos'è successo a questo mondo? Vaffanculo! Che cazzo è quel coso là in cima? Oh mio Dio, qualcuno si è scopato un tubero in questo castello. Oh no! Non l'avete fatto! Non avete osato! Io pensavo che fosse l'errore di qualche catalogo, l'errore di qualche sito, l'errore di Wikipedia, l'errore della scatola! Ma no! Volete dirmi che questo gioco è davvero un platform? È davvero un platform? Non è possibile! No, no! Non è possibile, è davvero un platform! Sul serio!
Non potete mettere piattaforme in un gioco in cui non si può controllare la traiettoria del salto e in cui ci sono 18.000 cose che ti volano addosso e merda che cade al soffitto e i comandi hanno una latenza di mezzo secondo. Il tutto contemporaneamente. Oh, ma senza dimenticare che il protagonista si fa male se cade da troppo in alto, e per troppo in alto intendo la sua altezza in aria. Si fa male in un platform a scorrimento orizzontale. Cosa stavate fumando? Quali droghe pesanti, leggere, sintetiche, naturali stavate assumendo nel momento in cui avete pensato che dovremmo dare danno da caduta al personaggio di un platform? Sì, è così che fa la Nintendo, ne sono sicuro. Gesù Cristo. Cazzo. Merda. La musica, la frenesia, la frustrazione, il sudore tra le mani, comandi lenti, la frustrazione, il caos, i nemici, la musica, i comandi lenti, il sudore tra le mani, comandi lenti, la musica, i nemici, basta! Non ce la potevo fare. Stupido figlio di puttana! Pezzo di merda! Quindi erano vere le leggende che si ciarlavano in giro. Questo gioco ha qualcosa di sinistro. Se non fosse stato per il mio caratteraccio e per la botta in fronte, a quest'ora sarei potuto impazzire rimanendo incastrato in una monotona e caotica partita eterna. Come è successo a meno fortunati di me, evidentemente. Beh, chiedile ai tuoi colleghi peggiori. Chiedile a quegli inutili sacchi di merda impacchettati in un piccolo involucro di plastica licenziato da aziende giappo-americane, che non si scappa dall'ira di Frankie Retron. La notte è ancora giovane e te le passeremo a giocare, ma stavolta sarai tu ad uscire malconcio. E a tutti voi una felice nottata e uno spaventosissimo Halloween. Allora, cominciamo? We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.